Cagnolino, cagnolino, che cosa c'è? Cagnolino, perché abbai? Cagnolino, cagnolino, vai via da lì! Cagnolino! Era solo un brutto so... Che schifo! Cagnolino, cosa stai facendo? Mi stai leccando la faccia, bleh! Che schifo, cagnolino, vai via! Ma guarda un po', io volevo solo dormire. E iniziano ad arrivare tutti gli intrusini, arrivano i mostri nell'armadio... Oh cavolo, è vero! Ma aspetta, era solo un sogno, oppure... Ok, non c'è. Ma la scorsa volta... La scorsa volta c'era nell'armadio. Mi aveva trovato, aveva detto ciao bambini. Cagnolino, tu hai visto qualcosa, non era un sogno. Tu eri qui che abbaiavi e c'era Frank qui dentro. Basta adesso, basta intrusini, basta mostri cattivi nell'armadio. Solamente voi potete stare all'interno della mia casetta. E potete farlo perché scrivete il nome del bambino pasticcione. Oh, è ipnotico questa cosa. Gira, gira, gira. Questo nome qui era Frank. E l'avete indovinato tantissime persone. Infatti oggi saluto una, proprio uno di nome. Spazzolino, che mi ci lavi i dentini con lo spazzolone del butter. E Salvatore, che mi salverà da questi intrusi. Ma papà dov'è? Dove è andato papà? Papà, sei sotto il letto? Non c'è sotto il letto. Sei dentro l'armadio? Non c'è neanche dentro l'armadio. Allora, oggi scriviamo una, poi scriviamo Salvatore e Spazzolino lo scriviamo in bagno. Ecco qui, Spazzolino. Allora, adesso mi sono stufato. Tanto, tanto. Comunque, dopo cerchiamo l'altra scritta del bambino pasticcione che ci sporca tutta casa. Ma adesso andremo a creare tantissime trappole per tenere fuori quel mostro cattivo, il bambino stupido che mi ruba sempre tutte le cose. Allora, prendiamo un po' di oggetti a caso che ho trovato qui nel box di mio papà. E adesso ci metteremo a fare una super costruzione di redstone. Prima di tutto mettiamo dei laser che ci proteggono. Cagnolino, scusa. Sto facendo una cosa importante. Ok, abbiamo messo dei laser. E sopra ci mettiamo degli allarmi. Tipo dei mini locchini che fanno Ecco qui l'allarme numero... Cagnolino, sei stupido, vieni qua. Stai qui adesso, buono. E non far quella faccia da cane bastonato. Ok, mettiamo un altro allarme. Eccolo qui. Perfetto, lui non potrà più salire lì, a meno che io non lo vedo con la telecamera. E si sente Poi possiamo mettere dei ventilatori qua, che almeno non riesce a salire se trova un modo. Uno e due. Wow! E così, vedete, non riesco a muovermi, non riesco a salire le scale. Brutto stupido intrusino. Gli renderò la vita difficile. Come faccio a entrare in casa io però? Mannaggia! Come faccio? Sono stupido! Ok. E qui ad aspettarlo ci saranno delle trappole pungentissime. Qui ai lati mettiamo un blocco così e un blocco così. Adesso ci mettiamo i tripwire e una cordicella che passa di qua. Perfetto. Ah, si apre anche il box. Sono proprio stupido. No, non volevo fare così, vabbè, fa niente. Poi ci saranno delle frecce che le uccideranno quando cercherà di entrare. Vediamo se funziona. Aia, cavolo, sì che funziona. Mamma mia, funziona anche troppo bene. Aspetta, dobbiamo far veloce. Aia, funziona anche se vado veloce. Mentre qui possiamo mettere un po' di lava nascosta da dell'erbetta finta, che se noi ci camminiamo sopra... Oh cavolo. Aspetta. Oh cavolo, meno male. Se noi ci camminiamo sopra... Veloce! No! Bene, avete capito che se io vado qui sopra succedono cose molto brutte. Quindi non ci andiamo più, capito? Ecco. E poi, quando voi non guardavate, ho creato... Aia! Che messi? Vabbè, che 300! Aia! Allora, qui ho creato un deposito di terra per il quale quando l'intrusino, che abbiamo capito che gli piace la terra, lui andrà dentro qui. E che cosa ci sarà qui in fondo? Una cosa segreta!
Bene, ora non mi resta altro che collegare tutte queste telecamere. Allora, ho messo una telecamera lì, poi ne ho messa una qui sull'ascensore, ne ho messa una, sperando di non morire, dentro il box, quella lì, e poi una lì. Ma adesso andiamo a dormire, finalmente speriamo che non entri nessuno in casa nostra. Sperando che adesso non mi rompa più le scatole nessuno, vado a letto a dormire e finalmente... Oh, che tranquillità, nessuno che entra in casa mia. Ecco qua, dormiamo un po'. Ah, no, cos'è stato questo rumore? È l'intrusino, sì, è l'intrusino, finalmente le telecamere e tutto quello che abbiamo fatto è servito. Vediamo da dove sto entrando. Telecamera 7, eccolo lì, l'intrusino. Ma il cagnolino, mi ha fatto scattare lui l'allarme. Ma che stupido, adesso lo chiamo qui col fischietto. Ecco qua, cagnolino, torna qui, stupidino. Ma cosa, ma fai scattare gli allarmi, brutto stupido. Stupido. Adesso torniamo a dormire e speriamo che non ci sia nessun ladro. Ah. No, questo è ancora cagnolino. Cagnolino è qui. Ma quindi vuol dire che c'è veramente un ladro. Ho paura. Penso sia ancora Frank. Telecamera, vediamo 7. Eccolo, è stato lui, brutto stupido. È lui che fa attivare l'allarme. Ecco, dove sta andando? Dove sta andando? Sta andando in cortile. Eccolo qui, sta arrivando. Oh, caduto nella mia trappola di lava. Brutto stupido. L'ho beccato. E adesso dove sta andando? Aspetta, sta risalendo le scale. Sì, adesso fa scattare l'allarme. Ok. Ma ci sono i ventilatori. Guardalo come si dimena, con i ventilatori, tutta quell'aria tra i capelli, tra i denti. Basta per scattare l'allarme, capito? E adesso? Aspetta. Eccolo qui che sta entrando nel box, ma non lo sa che lo aspettano le frecce infinite. Pum, pim, pum. No, cavolo, è entrato. Aspetta, devo cambiare visuale. Ecco qui che cosa sta facendo nel box. Guarda nella mia cesta, eh? Ah, sì, sempre a rubare sei. Pieno di frecce. Aspetta, ha letto deposito di terra. C'è cascato, sta entrando. Aspetta. Eccolo qua, è sceso qui sotto. Ti ho beccato, brutto stupido. Adesso sei in trappola. E riempirò tutta sta stanza. Anzi, attiviamo l'interfono. Ok. Mi senti, intrusino? Ah, mi senti, eh? Vedi lo scheletro alla tua destra, vero? È molto spaventoso, sì. Adesso riempirò tutta questa stanza di gas soporifero. E poi ti catturerò e ridarai tutti gli oggetti che hai rubato e non entrerai più in casa mia. No, non c'è via d'uscita, non puoi scappare da lì. Buonanotte, sogni d'oro, intrusino. Ok, andiamo a beccarlo, ventilatori, woohoo! E adesso l'allarme lo saltiamo. Questo, aspetta, c'è il cavo, dobbiamo saltarlo. E adesso, eccolo qui, dovrebbe essere svenuto dalle puzzette di mio papà e mie raccolte in una bomba a gas. Eccolo qui, adesso lo porto via con me nella prigione. Dov'era l'ingresso? Non me lo ricordo. Eccolo qua. Vieni, è inutile che ti fai trascinare, questo è pesantissimo. Io peso solo 20 kg. Ecco qua l'ingresso segreto. E adesso vai dentro la prigione. Dai, forza, non ti far trascinare. Vieni qua. Oh, ok. Ehi, sta ancora dormendo. Oh, sono intrappolato con lui. Aspetta, dov'era la chiave? Dov'era la chiave? No. Si sta svegliando. Aspetta. Okay. Ehi, stai fermo lì. Fermo. Devo trovare la chiave. Ci metto un secondino. Guarda dietro di te. Ecco, stai lì. Allora, intrusino, non hai ancora parlato, come mai? Sono stato inseparato, ma me l'hai vinto tu, Ah, ho vinto io, Ma dov'è tutta la tua area furtiva? Li vedi quegli scheletri lì? Non potrei mai uscire. O potrò vederti morire di fame, tanto le telecamere... Guarda, vado qui, ecco qua. Fa un sorriso alla telecamera,
Cheese! È vero che c'è sempre il sorriso. E quindi niente, se vuoi ti do da mangiare, però a un certo punto dovrai uscire da lì, no? Anche tu andrai a scuola. O no, facciamo così. Se mi dici dov'è tutta la tua rete furtiva, allora ti libero. Me la vuoi dire? Sì, sì, te la dico. Basta che mi liberi, per favore. Va bene. No, no, stai dentro, Non mi fido, devi giurarmelo. Ma sì, te lo giuro, lo giuro su tutta la terra del mondo. Su tutta la terra? Sì, sì, giuro, è la cosa più importante per me. Va bene, allora seguimi, ma ricordati che ho una spada pronta affilatissima. Vai, muoviti, veloce, ho detto veloce, corri. Ecco qua l'uscita segreta. Ecco qui. Chiuditi. Ehi, non scappare, Fammi vedere dov'è il tuo rifugio segreto. Forza. È verso quella parte? Sì, ma credi ci vado da solo? No. Adesso, forza. Forza. Un, due. Vai. Più veloce. Ti aiuto così, sei più veloce? Ma questa è casa... È casa di noob questa. E tu c'hai una base segreta dietro a casa di noob? E dove sto andando? Rallenta. Ma dove mi stai portando? Qua c'è l'altro mostro, c'è Frank che mi vuoi uccidere. Mi vuoi far far uccidere da Frank, vero? E dov'è? Era una base segreta dietro un albero nella montagna di terra. Sì, dai, vieni. Scusa se io faccio tutte queste cose cattive. E adesso come si fa a chiudere? Ma semplicemente così. Beh, ma qui non c'è niente. Come fa? Ecco, il costume da intrusino. Ho capito, va bene. Ma tutta l'area furtiva, dove l'hai messa? Guarda che c'è una spada in diamante. No, per favore, non farmi del male. Ah, ecco dove l'hai nascosta tutta. Tesoro, ehi, stammi davanti. Stai davanti, vai sopra le ceste, devo sempre vederti. Forza, stai lì, oggetti da ladro, tesoro. E non vedo il cartello, spostati. Cose inutili. Allora, vediamo gli oggetti da ladro. Ah, un trapano, delle pinze e una chiave. E il tesoro? Vediamo tutte le cose che hai rubato. Nel tesoro c'è solo la terra, mi stai prendendo in giro? No, per me il tesoro è la terra. Non ci credo, è qui dentro, quindi ci dovrebbe essere l'area furtiva, vero? Sì, prova ad aprire. Ok, proviamo ad aprire. Eccoli tutti i soldi. Ho trovato tutti i soldi, tutti 100, 200, 500 euro. Ecco dove li nascondevi. E adesso... morirai là dentro. Sì. Morirà col suo tesoro più prezioso, la terra. Sì. E io invece sono straricco. Ho circa 2000 euro. Anche 3000, non lo so. Sono ricche. Oh, stavo per cadere qui dentro. Oh, devo fare attenzione alle mie stesse trappole. Adesso, finalmente. Oh, cavolo, no. Non ci avevo pensato. Devo andare a dormire. Perché? Lo so che ho fatto una cosa cattiva, però ho anche fatto una cosa buona. Cioè, ho catturato il ladro, l'ho rinchiuso lì e a meno che voi non lo vogliate ancora, l'intrusino non ci sarà più. Perché lui non viene a scuola con noi e martedì inizia la scuola per me. Quindi mettete di nuovo l'intrusino, lasciate 10.000 mi piace e rivedremo l'intrusino di nuovo. Oppure rimarrà lì a marcire nel suo tesoro di terra. E allora dormiamo. Lucchino, okay. Hai fatto il bambino cattivo. Il bambino cattivo? No, ti ridò tutti i soldi, veramente. No, lasciami stare. No.